Il creatore di terremoti, si chiama ARPA, negli anni 90 iniziò a funzionare come trasmettitore ad alta frequenza per lo studio della ionosfera. Tuttavia, numerose voci affermano che è anche un'arma per controllare il clima. I terremoti in Iran, gli incendi in Australia o le inondazioni in Indonesia sarebbero stati causati da questa macchina. Sembra fantascienza. In effetti, esiste una macchina in grado di raggiungere questo obiettivo. ARP, il programma di ricerca ad alta frequenza attiva di Aurora, un progetto controverso che è occasionalmente di tendenza a causa degli scontri tra Iran e Stati Uniti. Molti sostengono che sia un'arma da guerra sufficiente a provocare vari disastri naturali. È formato da l'80% di antenne e si trova in una località remota dell'Alaska. Ma come si può provocare un terremoto con il progetto ARP? Il dottor Bernard, il suo creatore, rivelò che la sua invenzione potrebbe manipolare il clima del pianeta Terra e potrebbe provocare terremoti, perché ha la capacità di bombardare intensamente l'atmosfera con raggi ad alta frequenza convertendo le onde a bassa frequenza in alta intensità. ARP è pienamente operativo, il clima potrebbe essere totalmente controllato. La teoria di risonanza di Nikola Tesla dice che se il clima di un emisfero cambia radicalmente, l'altro emisfero ne risentirà ugualmente. Potremmo essere in pericolo di disastri naturali.